Bentornati ad Inner Talks. Oggi è un giorno speciale, per una puntata speciale in collegamento da Wuhan abbiamo Lorenzo Mastrotto, che è responsabile vendite per il Nord Asia e la Cina di una nota azienda vicentina e che non vedremo in video, ma ci faremo vedere alcune foto che ci ha inviato da Wuhan, proprio per farci vedere con mano reale come sta vivendo la città dalla quale è partito il focolaio di Covid-19. Ciao Lorenzo, ne approfitto per salutarti e per chiederti come stai. Ciao a tutti, spero che mi sentiate bene. Noi stiamo bene, probabilmente meglio di voi a questo punto, anche se magari a fine gennaio eravamo noi invece in una situazione abbastanza difficile. Adesso siete voi che ancora non potete uscire di casa, mentre noi oggi, almeno io e la mia famiglia, oggi siamo andati sul fiume, perché Wuhan sul fiume Azzurro, un fiume molto grande. Abbiamo un po' giocato con l'aquilone lungo il fiume, quindi siamo tornati, diciamo, abbastanza ad assaporare la libertà, vista la giornata di oggi anche. Lorenzo, tu da quanti anni vivi a Wuhan? Io sono arrivato nel 2006. Quindi sono quando la nazionale vinse il mondiale, io ho visto le ultime partite proprio qui a Wuhan, giusto per ricordare alcuni eventi fasti. Posso chiederti come è stata gestita all'inizio la quarantena, quindi se si è puntato sulla responsabilizzazione dei cittadini oppure se si è preferito emanare normative più stringenti che quindi potessero anche prevedere delle sanzioni più alte. Stiamo un po' provando a fare anche comparazioni tra modelli diversi, quello cinese sembrava essere quello più rigido, però vorrei sapere da te che l'hai vissuto in prima persona, come è andata veramente. Guarda, sì, è una domanda corretta, direi anche la più diciamo attinente alla situazione attuale. In realtà quello che ho raccontato un po' anche a giornali, a testate nazionali, ad esempio ricordo al Sole 24 Ore online, la stessa domanda che mi hanno fatto, e il giornalista rimase sorpreso quando gli dissi che il mio feeling era che un po' le cose stavano andando in Italia esattamente come erano andate a Wuhan, solo con un ritardo di circa 40-50 giorni, quindi stavo vedendo le stesse cose. Qui a Wuhan abbiamo vissuto un po' la stessa esperienza che avete vissuto voi in Italia, magari in Italia essendoci possibilità di scrivere molto più sui giornali liberamente, è stata data più risalto, insomma un po' più risalto, ma anche qui molte persone all'inizio non rispettavano la normativa di restare chiusi in casa. C'è stata un po' la fuga generale il 23 gennaio, quando c'è stato il lockdown dalle 10 di mattina. Prima delle 10 comunque si conosceva già la notizia, noi l'abbiamo saputa alle 4 di mattina, e quindi alcune persone, anche alcuni stranieri, mi hanno raccontato che hanno preso la famiglia, sono saliti in auto e sono scappati, sono usciti dalla provincia di Hubei, facendo anche viaggi molto lunghi di uno o due giorni per portare la famiglia magari in altre zone dove avevano dei parenti. Quindi magari meno, è stata meno pubblicizzata la cosa, ma è successo un po' quello che è successo in Italia. Tanto che poi da metà febbraio, quindi circa un mese dopo il lockdown, siamo stati obbligati dalle autorità a rimanere chiusi in casa completamente, come forse avete letto, perché c'erano ancora molte persone, in particolare molti anziani, che continuavano imperterriti a uscire per incontrarsi tra di loro, per giocare a carte, e molti tra loro anche uscivano senza mascherina, perché insomma, pur essendo i più a rischio, erano anche forse i meno attenti a rispettare le regole in quel momento. Che tipologia di sanzioni sono state previste, erano previste o sono attualmente previste? Mi racconti che adesso la quarantena è ufficialmente finita, giusto? Allora sì, la quarantena già direi da ormai 3 settimane è finita, però come sapete esistono questi codici, ormai sono diventati famosi, il codice verde, per cui noi se abbiamo codice verde siamo liberi di uscire, altrimenti non possiamo muoverci. Non esistono delle vere e proprie sanzioni, almeno qui in città, nel senso, spiego meglio, in città noi siamo organizzati, viviamo in aree residenziali, che sono quindi aree residenziali chiuse, un po' come dire se vivessimo a Milano 2, naturalmente sono aree di diverso tenore, ci sono quelle molto ricche, quelle invece più povere, c'è una società di management che gestisce quest'area, a cui paghiamo appunto delle spese condominiali al mese, ed è questa società a cui fa carico l'onere, grava l'onere, diciamo, da parte delle autorità di polizia,
di controllare le persone che entrano ed escono. Quindi se io non ho il codice verde, se io non avessi il codice verde, la mia zona, diciamo la mia area di residenza non mi farebbe uscire, a meno che uno scavalcasse i cancelli, ok, quello poi mi prendo la mia responsabilità personale, però in genere le persone escono semplicemente dall'unica entrata che c'è, dove ci sono dei guardiani che controllano la temperatura e verificano che una persona scannerizzi appunto il codice e verificano che tutti abbiano, appunto quelli che escono ed entrano, abbiano il codice verde. Lo stesso quando si entra in ufficio, si va al supermercato, anche per entrare al parco oggi abbiamo dovuto mostrare che avevamo il codice verde. Quindi il codice verde, perdonami, se non fosse verde... Il codice verde, per chi non fosse informato, è inerente a un'applicazione via smartphone che traccia sostanzialmente quelli che sono i movimenti dei soggetti, appunto dei detentori del telefono, per verificare se sono entrati o meno in contatto con possibili malati di Covid-19. Sì, hai detto giusto. Diciamo che il codice verde serve per due cose. La prima è per verificare che io appunto posso uscire, cioè posso vivo in un'area in cui negli ultimi 14 giorni non ci sono state infezioni, perché ci sono ancora zone di residenza, fortunatamente non dove vivo io, ma altre zone in cui ci sono state infezioni, magari ci sono infezioni in corso, per cui tutti gli abitanti di quella zona non sono autorizzati ancora ad uscire. La seconda, come hai detto tu giustamente, è per tracciare i miei movimenti e quindi in base al QR, a questo codice, io dovendomi registrare ogni volta che prendo l'autobus, che salgo su un taxi, che salgo sulla metropolitana, che entro in un supermercato, che vado in ufficio, che vado ovunque, loro sono in grado di sapere come io mi sto muovendo. Naturalmente non gli interessa verificarlo minuto per minuto, ma se dovesse succedere che si trova una persona infetta, ad esempio, che è salita sulla metropolitana, sulla stessa corsa dove sono salito io poi quando sono in metropolitana, ad esempio, devo usare questo codice per registrare il vagone proprio della metropolitana su cui sono salito ogni volta, e quindi mi chiamerebbero a casa dicendo su che vagone sei salito su quella corsa. E se io fossi salito sullo stesso vagone in cui c'è stato appunto questo infetto, a quel punto verrei messo automaticamente in quarantena in una struttura riservata, non a casa mia. Quindi è tutta una cosa abbastanza complicata, ma che serve per cercare di discriminare coloro che dovessero entrare in contatto con persone successivamente risultate infette. Quello che dice è interessantissimo, anche perché in Italia è molto forte il dibattito su questa applicazione per smartphone che si chiama Immuni, che dovrebbe più o meno funzionare secondo le stesse caratteristiche, anche se, diciamo, da una parte ha creato numerosissimi interrogativi dal punto di vista della privacy, dall'altra parte se ne è discussa l'utilità, non essendo almeno per il momento, diciamo, prevista in via obbligatoria, e dall'altra parte comparata anche con quello che sta succedendo appunto lì da te, dove credo per praticamente quasi qualsiasi tipo di operazione, compreso anche l'ingresso, non so, in metropolitano, nei mezzi pubblici, come dicevi prima, è necessario effettuare la scansione di questo QR code, quindi in realtà è come se ci fosse un tracciamento generalizzato senza tempo appunto di tutti i movimenti che hai fatto, giusto? Sì, per esempio proprio oggi siamo andati, come ti dicevo, al parco, una corsa in taxi perché non abbiamo l'auto, i miei suoceri sono andati verso fuori diciamo dalla città per celebrare appunto la giornata dei morti che si era svolta circa un mese fa, e quindi andare a portare quello che si fa, insomma, ripulire le tombe, così si dice. Quindi io, mia moglie e i miei figli invece siamo rimasti in città. Abbiamo preso il taxi, quando siamo saliti in taxi il tassista ci ha chiesto di scannerizzare il codice che lui aveva, in modo da far risultare che noi in quel momento, da quando siamo saliti fino poi alla fine della corsa, quando di nuovo abbiamo scannerizzato quel codice e pagato, in quei minuti, diciamo, quei 20 minuti, eravamo tracciati all'interno di quel taxi. Quindi, come dici tu, qualsiasi movimento viene tracciato. C'è una discussione riguardo la privacy, oppure qualcosa di quel momento la popolazione, anche i tuoi amici, i tuoi colleghi di lavoro non sembrano preoccuparsi? Guarda, il concetto di privacy in Cina non è mai esistito, almeno da quello a livello generale, diciamo. Se c'è una discussione, è una discussione, se vogliamo, filosofica tra intellettuali locali, quindi persone sì che magari seguono anche le discussioni occidentali, quindi, però
il grosso della popolazione, a differenza che in Italia, non si preoccupa, anche perché ormai con tutte le app che ci sono, di fatto questa ulteriore app non fa altro che aumentare una tracciatura che già di fatto esiste, perché noi già da diversi anni, almeno credo da 4 anni, ad esempio, non usiamo più denaro contante, quando usciamo non abbiamo più il portafoglio, ma usiamo semplicemente il telefono, e qualsiasi tipo di pagamento, anche non so, l'acquisto di un caffè o di un quotidiano, che sono costi ridicoli, comunque viene fatto attraverso il telefono, quindi si è completamente tracciati, per cui già questo basterebbe, ad esempio, a sapere dove mia moglie generalmente, o io, passiamo le nostre giornate, perché poi insomma uno rimane in ufficio, resta a casa, quindi quest'ulteriore richiesta di tracciamento per motivi sanitari non ha creato particolari rivoluzioni o problemi nelle persone che, pur di uscire, comunque si sono hanno accettato e si sono sottomessi insomma a questa richiesta da parte del governo, che tra l'altro comunque ha anche un fondo di protezione, perché garantisce che le persone che stanno uscendo appunto non siano infette o non siano state quantomeno a contatto con altri infetti nelle ultime 2 settimane, quindi serve anche per proteggere, quindi anche quell'effetto un po', diciamo, placebo da quel punto di vista. Senti, volevo ritornare un attimo indietro, appunto quando è esploso il focolaio Wuhan, era metà gennaio circa. Una delle immagini che credo abbia colpito anche molte persone con le quali ho parlato era questo ospedale creato praticamente al nulla in pochissimo tempo, facendo quasi in qualche modo porre invidia relativamente alla messa in opera dei lavori pubblici, forse anche comparandola con quella che è avvenuta poi in Italia. Dall'altra parte, ovviamente, anche un po' terrorizzato, perché l'immagine di un paese così forte e potente che d'improvviso si trova costretto diciamo, a costruire un ospedale apposito ha fatto pensare a molti al peggio. Tu che l'hai vissuta praticamente dal vivo, che sensazioni hai provato? Ma guarda, quello che ho parlato con mia moglie, appunto, faccio questa premessa: in Cina nel 2003 si è verificata la stessa cosa con la SARS, e quindi anche qui molti mi hanno chiesto perché i cinesi sono stati più, diciamo, più attenti, si sono adeguati in maniera più rigorosa alle normative emanate dal governo. Non credo che sia perché mentalmente sono abituati a vivere, diciamo, in uno stato autoritario, ma semplicemente perché avevano vissuto la stessa esperienza soltanto 16 anni fa. Quindi nel 2003 in Cina è successa la stessa cosa, sono state chiuse le scuole, sono stati chiusi gli uffici, le persone sono finite in quarantena per lungo tempo, mi raccontava mia moglie, allora lei era molto più giovane e si ricorda che a Wuhan sono rimasti comunque chiusi in casa per diversi giorni, non 77 giorni come questa volta, ma comunque una situazione simile. Per cui i cinesi erano già abituati, tra virgolette, pronti mentalmente e preoccupati dalla situazione. Voi invece in Europa non l'avete vissuta nel 2003, anch'io in Italia in quegli anni, e non ricordo che sia successo nulla di particolare, per fortuna la SARS non arrivò. In questo caso, quindi, i cinesi erano già pronti. E per quanto riguarda questi ospedali, diciamo, temporanei, anche nel 2003 con la SARS a Pechino avevano aperto un ospedale, avevano costruito in tempi record un ospedale. Naturalmente è un ospedale che è costruito con modelli prefabbricati, un po' come quando si mettono quei prefabbricati quando ci sono i terremoti, per esempio, Sì. anche in Italia si vedono quei prefabbricati, stile silo, stile container, ecco, diciamo. Ecco, la stessa cosa è successa qua. Ci sono dei video adesso anche abbastanza chiari che girano sulla rete, che fanno vedere questi container di prefabbricati in plexiglass, credo, o comunque in materiale molto, sì, non particolarmente resistente, che sono stati posti l'uno sull'altro e hanno creato questo ospedale. Se ne sono stati creati due nel giro di poco tempo, ma soprattutto la cosa più incredibile, secondo me, è che nel giro di poco tempo hanno liberato tutta una serie di aree, quindi dormitori, ad esempio, delle università, palestre, la fiera. Vedevo anche che anche in Lombardia si parlava appunto del padiglione fieristico, dove sono state predisposte con delle brandine, insomma delle aree per accogliere tutte quelle persone che non manifestavano casi acuti di respirazione, quindi problemi acuti, ed erano quindi necessitavano quindi appunto intervento
respiratori, ma che comunque avevano il virus, che erano infetti, e che quindi andavano separati dal resto della popolazione. Perché la prima cosa che hanno fatto, appena sono riusciti a prendere in mano un po' la situazione, è stata quella proprio di separare i malati o presunti tali, anche quelli, diciamo, che si temeva fossero infetti, quindi quelli che avevano avuto contatti con infetti, da tutti gli altri, da tutto il resto della popolazione. Perché, come sappiamo, una delle cose più difficili da gestire in questo virus sono gli asintomatici. Quindi ci sono tante persone che vanno in giro senza sapere di essere ammalate e trasmettono il virus ad altri senza saperlo perché non hanno nessun sintomo, e questi altri invece, per qualche ragione, reagiscono male e a loro invece il virus si manifesta in maniera molto, molto forte, provocando anche crisi respiratorie e quindi poi la necessità di essere intubati. Quindi questi asintomatici erano i più pericolosi e tutti noi potevamo esserlo, quindi nessuno di noi lo sapeva. Io fino a una settimana fa, quando ho fatto il test, ero ancora in dubbio se avessi mai preso il virus, se fossi mai stato asintomatico oppure no. No, adesso so che non ho mai avuto il virus perché ho fatto il test, sia il test dell'analisi del sangue per verificare se ci fossero degli anticorpi, sia il tampone, quindi il tampone per verificare appunto la situazione contingente, e mi hanno detto, guarda, entrambi sono negativi, che vuol dire che comunque io in ogni momento potresti prendermi, certo, perché, esatto, non ho gli anticorpi, certo. Quindi non so se essere stato contento oppure dire, mannaggia, se almeno mi avessero detto che avevo gli anticorpi, tutto sommato. Saresti stato più sereno, forse. Sì, esatto. Volevo farti una domanda anche sotto questo aspetto dei tamponi. Adesso l'ho ricevuto tu una settimana fa, quindi praticamente circa un mese dopo il termine della quarantena, ma sì. Ci sono stati tamponi di massa oppure sei andato un po' a scaglioni, appunto si prediligeva farli solamente a quelli che potevano essere plausibilmente asintomatici, o qual è stato il criterio alla base appunto dei tamponi? No, non ci sono stati tamponi di massa, ma si è andato con un criterio di selezione. Cioè, non c'erano abbastanza tamponi all'inizio. Guarda, a fine gennaio feci un collegamento con la 7, in cui la giornalista, a un certo punto, io dissi ci mancano mascherine, perché non c'erano mascherine in quel momento, non abbiamo i test, quindi ci mancavano i test, non abbiamo le medicine. La giornalista mi rispose, cavoli, vivete proprio in un paese del terzo mondo. Quindi qualche settimana dopo, quando è successo un po' la cosa, cominciò la cosa in Italia, purtroppo io pensavo che si potesse evitare, pensavo che si fosse evitato, invece appunto dal 20 circa di febbraio cominciò a girare anche in Italia. Pensai, ecco, guarda, anche in Italia si trovano esattamente nella stessa situazione da terzo mondo, però le mascherine, l'uso di mascherine, sì, anche se qui è più diffuso, comunque non c'erano mascherine per 12-13 milioni di persone a Wuhan da riutilizzare ogni giorno, no? Perché mascherine riutilizzabili per lo più. Quindi i tamponi erano pochi, si è fatta una selezione su quelli che potevano usarli, quindi sulle persone che andavano in ospedale. Tra l'altro, su questo virus, anche qui, come poi ho visto anche in Italia, fin dall'inizio sono circolate le voci più diverse, quindi anche i medici si sono trovati nella necessità all'inizio, o meglio nella difficoltà di capire come rilevare se uno aveva il virus, perché con il tampone vedevano che in alcuni casi non riuscivano a capire esattamente se una persona era ammalata o no, quindi sono ricorsi alla TAC polmonare, TAC polmonare che si fa per vedere se ci sono dei problemi ai polmoni, appunto, se ci sono degli effetti, appunto, per cui anche, ad esempio, alcuni miei amici che conosco, nel momento in cui hanno avuto l'influenza alta, 38-39 di febbre, sono andati in ospedale, oltre a farsi comunque diverse ore di coda, perché in quei giorni di fine gennaio, inizio febbraio, gli ospedali erano completamente saturi, quindi si sono fatti diverse ore di coda, hanno comunque avuto esami del sangue, hanno avuto il tampone, ma hanno anche dovuto fare la TAC polmonare, per verificare se ci fossero delle lesioni ai polmoni, che a quel punto erano un po' l'elemento che discriminava i potenziali, diciamo, casi a rischio rispetto a quelli invece un po' più trattabili in maniera più blanda, diciamo, ecco, che si sarebbero potuti guarire da soli. Quindi è stata tutta una scoperta anche per i medici. Poi, tra l'altro, c'è stato anche il discorso che alcune persone dimesse come guarite, successivamente, dopo pochi giorni, sono tornate a manifestare i sintomi del virus, quindi hanno dovuto ulteriormente dare un giro di vite,
per cui conosco persone che sono finite in ospedale, che sono guarite, dopo essere guarite sono rimaste comunque in quarantena obbligatoria per altre 2 settimane e hanno fatto in tutto 3 test, soltanto al 3° test negativo consecutivo sono state effettivamente dimesse dall'ospedale, quindi c'è ancora, secondo me, molto da scoprire su questo virus, non sappiamo veramente tutto e anche i medici qui in Cina ammettono che la situazione non è del tutto chiara nemmeno a loro. La cosa che è abbastanza sorprendente è stata vedere differenti approcci anche governativi. Abbiamo avuto puntate, collegamenti dall'Inghilterra, dove l'approccio è stato completamente diverso, dall'Olanda, in cui anche c'è stato, come dire, un atteggiamento iniziale molto meno costrittivo della popolazione, e poi arrivare al punto di fondo in cui più o meno le normative applicate sono state simili un po' dappertutto. Chiaramente in alcuni punti, in alcuni paesi si è puntato sulla responsabilizzazione dei cittadini, in altri, io immagino quelli un po' più densamente popolosi, invece si è dovuto fare attenzione e quindi ci sono state costruzioni un po' più grandi. Ma quello che dicevi prima, anche no, che ti è capitato di vedere, di vivere sulla tua pelle questa esperienza e poi dopo quasi di vedere nel futuro quello che sarebbe accaduto in Italia e negli altri paesi. Quindi io faccio questo gioco inverso e ti chiedo, visto che qui c'è un'enorme discussione relativamente alla ripresa economica, il PIL italiano pare che debba calare quest'anno il 10%, c'è un'enorme, enorme crisi, soprattutto nel meridione. La ripresa economica lì, da te, come sta andando? C'è stato qualche piano, qualche integrazione di welfare? In generale, lo Stato come sta rispondendo alle necessità economiche della popolazione? Sì, una domanda corretta. Allora, guarda, la Cina è ripartita a scaglioni, quindi quella che voi chiamate la fase 2, non l'abbiamo chiamata fase 2, però diciamo che mentre Wuhan, tutto l'Hubei, è andato in lockdown e quindi ci siamo completamente bloccati, è andato in quarantena, ma una quarantena dura, non come in Italia, cioè nel senso che alle 10 di mattina del 23 gennaio qui hanno chiuso l'aeroporto, hanno chiuso le stazioni dei treni, hanno chiuso tutte le autostrade, hanno chiuso la circolazione di autobus metropolitane e taxi e 2 giorni dopo hanno chiuso anche la circolazione delle auto private, quindi insomma è stato un lockdown piuttosto duro, non si poteva uscire dall'Hubei, cosa che non è successa nelle altre nazioni, nel senso che sì, l'Europa si è chiusa ai voli internazionali, ma comunque adesso si siete abbastanza chiusi, ma quando hanno fatto il lockdown, la quarantena appunto in Lombardia, comunque ci sono stati treni, c'erano i treni normalmente che partivano da Milano e che portavano persone a Roma o a Venezia o ovunque. Anche quindi a Sud è stato un lockdown. Il ritorno a casa, esatto, di molti ragazzi fuori sede. Pare, tra le altre cose, che diciamo dei controlli un po' più approfonditi, che non siano stati loro, come dire, a far diffondere il virus al sud come si era pensato, però sì, in generale non c'è stata questo blocco completo e totale, e c'era questa spinta appunto da parte dei settori confindustriali per la riapertura di tutte le attività produttive o per la non chiusura delle attività produttive, quindi diciamo questo è abbastanza interessante, la reazione appunto del governo cinese anche proprio all'aspetto produttivo ed economico di cui mi stavi parlando. Sì, come ti dicevo, infatti, a parte l'Hubei che è stato chiuso, è stato riaperto gradualmente, diciamo ancora adesso non siamo completamente riaperti, il resto della Cina, considera che l'Hubei sono 60 milioni di persone, quindi è grande un po' come l'Italia come popolazione, ma la Cina è 1,4 miliardi, 1,5 miliardi, quindi c'erano 1,4 miliardi di persone che sono ripartite gradualmente già a partire da metà febbraio, cioè quando noi finivamo ulteriormente in una quarantena ancora più dura, cioè chiusi dentro in casa senza poter nemmeno più uscire per fare la spesa, con la possibilità solo di acquistare online e consegna a domicilio, alcune province della Cina già stavano ripartendo, quindi la Cina si è bloccata per circa 3 settimane completamente, quindi dal 23 di gennaio fino al 10-15 di febbraio. Dopodiché alcuni sono già ripartiti, già ci sono foto che circolano in internet di scuole in Cina, di scuole che sono ripartite, ci sono foto con i bambini in mascherina che vanno in aula, forse le avete viste. Quindi ci sono delle province dove le scuole superiori, le scuole medie e anche gli ultimi gradi delle scuole elementari, la quinta e sesta elementare, sono già ripartite. Non sono ancora poche, perché le grandi città come Pechino, Shanghai, come Canton, sono ancora ferme da quel punto di vista, però ci sono delle aree dove sono già ripartiti. Dal punto di vista industriale hanno cercato di fare ripartire il prima possibile, naturalmente con tutti i criteri di sicurezza richiesti, però per esempio le province vicine all'Hubei
la città di Changsha, nel sud dell'Hubei, dove tra l'altro sede anche la Fiat, la FCA, non ha mai avuto tantissimi casi e quindi sono sempre rimasti operativi, non hanno mai avuto necessità di chiudersi completamente. Quindi credo che anche in Italia, ho visto le cifre che circolano sull'infezione al sud Italia, fondamentalmente è abbastanza limitata, è abbastanza sotto controllo. Quindi probabilmente in sud Italia la situazione, essendo appunto abbastanza controllata, darebbe adito a pensare che si potrebbe già ripartire senza far ripartire le scuole o comunque attività, però almeno le industrie potrebbero ripartire, magari non riaprire i ristoranti. Ecco, qui in Cina sono ancora chiuse tutte le attività dell'intrattenimento, quindi ristoranti, bar, possono soltanto consegnare alla porta oppure consegnare a domicilio. Però gli uffici e le fabbriche sono tutti quanti riaperti, quelli che hanno potuto riaprire, perché molti purtroppo non hanno più riaperto e non riapriranno più. Cosa credi che accadrà per tutte queste attività che non hanno potuto riaprire, che non riapriranno, in generale per quella sacca della popolazione che si è trovata probabilmente economicamente devastata da queste 3 settimane di chiusura completa di cui parlavi, che poi chiaramente a tentoni è continuato ad andare avanti, a parte queste piccole importanti aperture che ci sono state? Ma guarda, le cose che sono state fatte in Italia, fatte, a me non so se sono state fatte, ma comunque leggevo appunto sui giornali, perché seguo appunto la stampa online, e leggevo appunto dei 600 euro famosi del fatto di cercare di procrastinare il pagamento dei mutui o delle bollette. Ecco, esattamente le stesse cose che sono successe qua. Qui sono stati dati 2.000 renminbi, 2.000 renminbi sono equivalenti a 300 euro, però vabbè, il costo della vita naturalmente è diverso, quindi con 2.000 renminbi si vive abbastanza a fatica, però le persone... Questo al mese o nulla, una tantum? Guarda, io so che è stato dato una volta, poi non so se verrà replicato ulteriormente, quindi per ora si tratta di una cosa, una tantum, non so se verrà replicata ulteriormente, quindi soltanto naturalmente alle famiglie più bisognose che ne avevano fatto richiesta, quindi... E poi hanno fatto una distribuzione, spesso distribuzione di cibo, di materiale, soprattutto nei compound un po' più poveri, delle aree più povere, quindi hanno distribuito, non so, verdure oppure altro cibo, riso, per esempio, riso, olio, alle persone di quei compound. E questo è quello che hanno cercato di fare. Hanno bloccato il pagamento dei mutui, quindi si può evitare di pagare il mutuo, però per quanto riguarda gli affitti, essendo invece affitti riguardano privati, quindi lì bisogna mettersi d'accordo col proprio locatario e quindi vedere se si riesce a trovare una soluzione. E per quanto riguarda le bollette, invece, queste si pagano, almeno finora noi non abbiamo avuto nessun, quindi luce, acqua, gas, si pagano. So che il governo sta cercando, almeno ho sentito, stavano cercando di dare degli aiuti soprattutto alle aree più colpite, per cui dicevano ad esempio che per quanto riguarda gli appalti pubblici che stanno ripartendo, daranno dei punteggi più alti per quelle imprese che si trovano all'interno dell'area dell'Hubei, che è stata più colpita rispetto ad altre. Però per ora ancora sono tutte idee che circolano, ma ancora non sono state messe in pratica. Quindi lo scenario che ci rappresenta in qualche modo è quello di... una provincia, Hubei, che è stata praticamente bloccata, e il resto della Cina, che chiaramente con i dovuti distinguo per le città più grandi, non ha avuto appunto questo blocco con la quarantena così forte come c'è stata lì da voi. E il parallelismo lo trovo abbastanza interessante anche tra Nord Italia e Sud Italia. Io sono di Napoli, sono in collegamento da qui, vivo qui, chiaramente da quando c'è la quarantena non mi sono spostato. E mi fa un po' strano, anche perché effettivamente almeno intorno mi raccontano la gravità, è quella che riesco a vedere attraverso le testimonianze di molti medici, dalla bellissima iniziativa, dalla grande energia del professor Ascirto Il Cotugno, che in qualche modo tiene alta la bandiera del non rischiate, rimanete chiusi in casa, ma non credo di aver vissuto appunto questa intorno a me le catombe che per esempio visto nella città di Bergamo. Quindi questa differenziazione in realtà territoriale avrebbe potuto, così come è accaduto in Cina, anche far prevedere delle normative diverse o delle ordinanze diverse tra appunto regioni e regioni. Al momento in realtà in Italia la situazione è piuttosto unificata,
c'è chi tende in qualche modo appunto a spingere più l'asticella verso il reapriamo, c'è chi dice no, meglio non andare a correre in gruppo da soli, però in qualche modo la via è unica. Credi che in Italia le cose potevano essere svolte diversamente, sarebbero potute andare diversamente, oppure credi che il governo in realtà abbia, il governo, anche i governi regionali abbiano fatto il loro lavoro al meglio? Ma guarda, la cosa che mi ha impressionato di più, ma non solo in Italia, devo dire generalmente, prima parlavi anche tu del modo in cui diversi governi hanno approcciato la cosa. In realtà, dicevi giustamente, tutti hanno avuto un po' un approccio iniziale dello stesso tipo. Cioè si diceva, no, è una normale influenza, ma quanti l'hanno detto? Una normale influenza, non succede niente di grave. E effettivamente è successo in Italia, in Spagna, in Francia, in UK, negli Stati Uniti, cioè dappertutto. Fino ad arrivare anche qui nei paesi asiatici, cioè Singapore sono stati tra gli ultimi a chiudersi, adesso comunque rimarranno chiusi quantomeno fino al 1° giugno, hanno già comunicato l'altro giorno. Quindi c'è stata sempre un po' una sottostima iniziale, perché fino a che non ti prende, non ti coinvolge il problema, non ti rendi conto che c'è questo problema che potrebbe travolgere la sanità di una determinata area, non ti rendi conto della gravità che ci può essere in questo problema. Per esempio, se Napoli fosse uno stato autonomo, per dire, in questo momento Napoli potrebbe tranquillamente, come stato, come città, cioè autonomamente governata, potrebbe tranquillamente essere aperta perché non ci sono stati tanti casi. Soltanto nel momento in cui all'interno di una nazione si verifica che in un'area, come è successo appunto nella Lombardia in Italia, o a Madrid in Spagna, o in altre aree, in altre nazioni, non so, penso a New York, negli Stati Uniti, c'è un collasso della sanità, allora soltanto quando c'è il collasso della sanità ti rendi conto che la situazione può diventare grave. Infatti anche qui in Cina, se andiamo a guardare i dati, ora, i dati ufficiali, diciamo, quindi vanno presi con le pinze, essendo dati cinesi, però a Wuhan abbiamo avuto il 90% dei casi di infezioni. Nel resto, dove è collassata la sanità, e sappiamo bene, ci sono state delle scene appunto all'interno degli ospedali completamente, un po' come è successo a Bergamo, c'erano le bare appunto di morti, quindi persone che, i forni crematori che non avevano più spazio per bruciare appunto questi morti. E invece, al di fuori di Lubei, a Pechino, a Shanghai, città di 30 milioni di abitanti, dove uno potrebbe pensare chissà che disastro può succedere lì, ebbene non è successo quasi niente. Gli ospedali hanno retto, le persone che erano messe molto male dal punto di vista respiratorio hanno trovato posto in rianimazione, sono state trattate quindi a livello respiratorio con le dovute precauzioni, qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta perché aveva altri problemi pregressi, ma quasi tutti sono guariti, ci sono pochissimi morti ufficiali per quanto meno, ma anche pochissimi infetti nel resto della Cina. Ti dicevo prima, questa città a sud di Wuhan, che sta a circa 300 km a sud di Wuhan, nella provincia sud esattamente di Wuhan, che si chiama Changsha, dove non è successo quasi niente, ci sono stati un migliaio di infetti, quindi se facciamo il paragone con Wuhan, quindi siamo veramente, non hanno avuto quasi sentore del problema. Però anche qui, per 3 settimane, sono tutti rimasti chiusi in casa, terrorizzati da quello che era successo nel 2003, forse. Certo, quindi però io per credo... 3 settimane che... Esatto, che è... infatti io, come dicevi tu, a Napoli, ecco, per dire Napoli, ma potremmo dire Palermo, Bari, non vedo che ci siano particolari problemi, quindi credo che limitando il movimento delle persone a non risalire verso nord, quindi ecco, una persona di Napoli non potrebbe muoversi e andare in Lombardia perché altrimenti diventa rischioso, ma limitando i movimenti all'interno dell'area, non so, della campagna o quindi della provincia, per dire, credo che potrebbero tranquillamente riaprire in questo momento. Probabilmente non lo fanno perché hanno paura che un po' la pseudo-anarchia degli italiani porti poi le persone a prendersi il braccio quando gli dai un dito, no? Questo è un po' quello che temo che sia. Immagino che sia andata così, anche perché ci siamo trovati per un lungo periodo, in realtà anche adesso praticamente fino al 4 maggio ci sarà questa sorta di situazione ibrida in cui in Campania alcune ordinanze regionali erano più restrittive di quelle del Veneto. Penso ad esempio a una consegna a domicilio che fino al 27 aprile non poteva avvenire. Quindi mi ho fatto questa domanda proprio per capire se l'approccio fosse stato unificato, quindi espanso a tutta quanta appunto il territorio cinese, oppure chiaramente si è provato a chiudere anche in base alle peculiarità del posto, a quanto il virus sul posto si fosse diffuso. Ma diciamo, mi ha risposto in maniera chiarissima, anche sotto questo aspetto direi che mi permetto di aggiungere che c'è stata
una gestione un po' all'italiana. Appunto, questa chiusura del Sud Italia, che tra l'altro forse ha più difficoltà, diciamo, le persone hanno più difficoltà magari al nord, nel senso che magari al nord più persone hanno anche a livello di banca magari qualche conto corrente dove riescono per qualche mese a sopravvivere meglio, no? Però al sud non è successo quasi niente, quindi potrebbero tranquillamente riaprire, dal mio punto di vista, bloccando poi i treni, non lo so, che vanno verso la Lombardia, come hanno fatto qua, che hanno bloccato solamente l'Hubei di fatto, quindi non potevi entrare nell'Hubei, ma poi ho alcuni amici italiani al sud della Cina che già vanno al ristorante, sono già aperti là, quindi con attenzione, con cautela, con il famoso metro di distanza, ci sono i plexiglass. No, quelli non li hanno messi per fortuna, perché però ad esempio in metropolitana sì, hanno messo un adesivo per cui le persone non si siedono una accanto all'altra, ma lasciano un posto, c'è una persona seduta, un posto vuoto, uno seduto, un posto vuoto, c'è proprio un adesivo in cui c'è scritto lasciare la distanza. Io veramente sono davvero contento di questa testimonianza che ci stai dando, delle foto che ci hai dato, che ci stai facendo vedere, perché non avremo possibilità altrimenti di capire in realtà come sta andando. E quindi volevo innanzitutto ringraziarti e ringraziare il portale Difesa d'Autore, che ci sta offrendo questo spazio insieme all'associazione Subcava Sonora, salutare gli spettatori di Inner Talks. Ci vedremo praticamente martedì per l'ultima puntata di questo ciclo con Chiara Lady Boss, una vlogger newyorkese, in realtà italiana, trapiantata a New York. E Lorenzo, grazie davvero, lascio a te l'ultimo saluto come sempre faccio con i miei ospiti e ti mando un abbraccio. Beh, grazie a tutti voi e un saluto allora ai tuoi ascoltatori a Napoli, in Sud Italia, in tutta Italia, chiunque ci sia, e spero che anche voi presto possiate riassaporare il sapore, appunto il piacere della libertà, anche se magari sarà una libertà un po' controllata all'inizio, ma sono sicuro, visto che tutto quello che è successo a Wuhan si è replicato tale quale in Italia, che in un giro di poco tempo, almeno nel sud Italia, sicuramente, spero poi anche a nord, sicuramente riuscirete a ripartire. Ci vorrà un po' più di tempo per le scuole, per le attività che riguardano magari pubblici esercizi, però fabbriche e uffici credo che dovrebbero riuscire a ripartire entro breve. Lorenzo, ciao, a presto, un abbraccio. Ciao, ciao a voi, grazie, ciao, un abbraccio. Ciao.